Salve. Ciao amici di YouTube, qui con voi Shale Boom e Zai. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, fammi avvicinare un po' il microfono. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, addio YouTube. Con il punto interrogativo ovviamente. Cosa sta succedendo? Ovviamente questo è un video dove esprimo la mia opinione. Oggi ho voglia di parlare. Mi sono messo in questa postazione così, con il mio microfono, e oggi ho voglia di registrare e di parlare. Non c'ho voglia di giocare ai videogame. Quindi oggi, raga, parliamo. Mettetevi comodi, sul divano, sul letto, dove volete, e ascoltatemi, se volete. Allora, cosa sta succedendo? Vi spiego subito. Avete visto in questi giorni alcuni video, o almeno credo che avete visto alcuni video. È uscito ieri un video di Favij, dove lanciava un hashtag, che non è lanciato da lui perché già altre persone hanno messo questo hashtag nel loro titolo del video, con questa miniatura e con questo titolo qui. Se non avete visto il video di Favij, ve lo spiego in pochi secondi quello che ha detto. Praticamente lui ha parlato dell'articolo 13, della direttiva dell'articolo 13, della cosiddetta legge sul copyright, e ha spiegato un po' quello che potrebbe succedere. Ora vi spiego la mia e vi spiego quello che potrebbe succedere secondo la mia opinione. In teoria, secondo Favij e secondo altri youtuber, cosa dovrebbe succedere? Se approvano questa direttiva, oppure questa legge sull'articolo 13 del copyright, cosa succede? Succede che YouTube è un mondo vasto, un mondo usato quotidianamente, dove tantissime persone, migliaia, milioni di persone caricano contenuti ogni giorno su questa piattaforma YouTube. Cosa succede? Con questo articolo 13 sulla legge del copyright, con questa legge, questa maglia non può apparire nel video. Perché? Ad esempio, se questa maglia avesse il logo di Gucci, fatto un esempio così, questa maglia contiene il copyright e io non posso far vedere nel video la marca della maglia. Stessa cosa con l'audio, stessa cosa con altre immagini e altre cose ancora. Cosa succede? Succede che il copyright su YouTube c'è il content ID. Quando tu per esempio carichi un video e metti una canzone, che ne so, di, ma faccio un cantante a caso, Francesco Renga, quella canzone è protetta da copyright, ti arriva una notifica e dice: guarda, tu hai usato questa canzone, non la puoi usare perché è di quell'autore e ha il copyright. Violazione della legge. Cosa succede? Succede che YouTube ti manda uno strike, oppure ti manda una notifica, dove la monetizzazione del video sarà mandata all'autore, ma questo deve deciderlo solo l'autore. Oppure il video non è monetizzato, oppure il video non è visibile in tutti i paesi del mondo, alcuni sì, alcuni no. Ci sono varie cose che appunto differenziano il copyright. Questo è il copyright attuale. Con la legge dell'articolo 13 succede che milioni di utenti che caricano video su YouTube ogni giorno si ritroveranno non con un copyright fine a se stessi, cioè che il problema è tuo, ma il problema sarà di YouTube. E questo è un grosso problema, perché se approvano questa legge, YouTube deve controllare ogni singolo video che viene ogni giorno caricato sulla piattaforma per vedere se ha il copyright. È tutto un casino. Si creerebbe davvero un casino e si creerebbero talmente di quei problemi per YouTube che deve chiudere. La stessa cosa anche per Instagram e per altri social media. Ora vi spiego la mia opinione. Questo è un po' il quadro generale di tutto. Ho visto alcuni video. Ho visto il video di Surri, di Favij, di Wilbush, e dicono più o meno la stessa cosa. Più o meno. Io ho un'opinione su questa cosa. Secondo me succede questo. La legge sul copyright viene accettata, ok? Però penso che se YouTube chiude, Facebook chiude, Instagram chiude, tutti questi social media che ogni giorno sono ricchi di contenuti e ricchi di copyright, di contenuti che hanno il copyright, penso che questi social media non possono chiudere. Noi viviamo di social media, viviamo sul web. Il mondo nel 2018, quasi 2019, vive sul web. Ormai la televisione è un qualcosa che ci appartiene, ma non troppo. Noi guardiamo la televisione, sì, però guardiamo tanto YouTube, guardiamo tanto Twitch, guardiamo tanto Instagram, Facebook. Ormai YouTube è una TV, lo sappiamo tutti. Ricca, ricchissima di ogni contenuto. Cerchi un contenuto che è alla tua portata? Lo trovi su YouTube, senza problemi. Con questa legge del copyright si chiuderebbe YouTube e si creerebbero
tanti problemi. Chiudendo YouTube succede un macello per i ragazzi, per il web, per chi lavora sul web. Milioni di utenti ogni giorno usano YouTube, usano i social media. Ed è, secondo me, impossibile che chiudano i social media. Si arriverebbe in un momento in cui nel 2018 siamo in una tecnologia avanzatissima, ma chiudendo i social media, chiudendo YouTube, chiudendo alcune piattaforme, si ritornerebbe indietro. E questo è soltanto un passo indietro per l'Italia e per l'Europa. Non è un passo avanti. Io penso che si debba sempre guardare avanti. E penso che l'Europa decida di non approvare questa legge, o meglio, di approvare questa legge ma in maniera diversa. Io sono contrario alle persone che, per esempio, prendono un video di uno youtuber, lo ricaricano sul loro canale e ci fanno le visualizzazioni, ci fanno la loro monetizzazione, ci monetizzano. Questo è sbagliato, assolutamente. Ci sono molte cose sbagliate, molte. E niente, questo è tutto il quadro di questa situazione. Io vi lascio il link in descrizione, potete firmare e potete donare gratuitamente il vostro voto contro appunto questa legge del copyright. Hanno votato più di 2 milioni di persone, oggi ho votato anche io, è gratis, poi se volete potete donare anche dei soldi, vi lascio il link in descrizione, non è una cosa che mi hanno detto di fare, non mi hanno pagato per questo link, non hanno fatto niente, è stato tutto di mia spontanea volontà. Perché? Perché io vivo sul web. In che senso? Io guardo video su YouTube, faccio video su YouTube, passo il mio tempo su YouTube, passo il mio tempo su Instagram, gente che ci lavora su Instagram, gente che lavora su YouTube, è tutto un casino, si creerebbe davvero un casino. Quindi link in descrizione, se volete, votate, perché ognuno di noi vive sul web oggigiorno, chiunque usa il web, se si chiudesse YouTube, Instagram e altri social media, penso che faremo davvero un grande passo indietro nella nostra società. Quindi io penso che questa cosa non succederà. Io la penso così. Poi non si sa. Non si sa. Speriamo bene. Votando con il link in descrizione potete anche voi dare una mano. Non nascondiamoci il fatto che oggigiorno YouTube sta dando un sacco di problemi. Miniature che non si caricano, notifiche che non arrivano, video che non escono nelle iscrizioni. Un casino. Sta succedendo davvero cose che io, da quando conosco YouTube, non sono mai successe. Spero che anche questa cosa si risolva. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi. È un video dove ho parlato tanto, ho detto la mia. Spero che mi abbiate capito. Spero che condividiate la mia opinione. Niente, questo video può finire qua. Ovviamente non vi invito a lasciare un mi piace, se volete lo lasciate, se no non fa niente. Io finché posso continuo a fare video su YouTube, perché è la cosa che mi piace fare di più. Se appunto la legge del copyright e se il Parlamento ce lo permette, noi continueremo a fare quello che piace a voi: intrattenere e divertirci. Niente, noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà venerdì, mi raccomando non mancate. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, è stato bello parlare. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Ciao.